Benvenuti al nostro appuntamento con il Ducato TV, il periodico di informazione della Scuola di Giornalismo di Urbino. Apriamo il nostro giornale con un inverno che sembra non finire mai. La stagione fredda, infatti, sarà ricordata come una delle più rigide della storia di Urbino. Gli esperti dicono che non ci sono mai state tante precipitazioni come nel 2005, 3 metri di neve e complessivamente 1200 mm di precipitazioni. Il servizio di Guido Maurino. Il calendario parla di primavera o quasi, ma i cappotti non sono ancora stati riposti nell'armadio quest'anno. Neve, pioggia e freddo hanno spinto la provincia a chiedere e ottenere lo stato di calamità naturale. Intanto, a Urbino, la gente continua a battere i denti e a prenderla con filosofia. È molto freddo e quindi ci attrezziamo e come si può. Quest'anno abbiamo avuto qui a Urbino un inverno particolarmente rigido. Lei si ricorda un inverno così freddo? Così freddo, sì, quando sono arrivata a Urbino nel 55 era un inverno, è stato un inverno lunghissimo, molto nevoso, e con neve fino alle soglie della primavera, insomma. Come si combatte il freddo qui ad Urbino? Ci si copre, si cerca di limitare gli spifferi in casa, anche se ce ne sono parecchi. Si beve, si fuma di tutto, insomma. Insomma, chi a Urbino studia, vive e lavora parla di uno degli inverni più freddi degli ultimi anni. La neve è iniziata a cadere già da novembre e ha continuato per tutto l'inverno. La città spesso è apparsa impreparata. Auto e camion di traverso a causa della neve lungo le strade del Monte Feltro e vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi. È stato un inverno da ricordare, abbastanza con dati abbastanza elevati per la pioggia e per la neve. Tuttavia non è un inverno eccezionale, cioè che non si ripete facilmente nel giro di 100 anni. Potrebbe ripetersi anche il prossimo anno. E negli ultimi 53 anni, di cui abbiamo i dati già ben revisionati, se ne sono avuti di questo tipo almeno 4-5. Quindi comunque è uno degli inverni, dei 4-5 inverni più freddi degli ultimi 50 anni? No, più piovosi. È più piovoso in assoluto degli ultimi 53 anni, però con qualche decina di millimetri di più degli altri. Non con il doppio o il triplo di pioggia. Fra i record di quest'anno, i 78 centimetri di neve caduti a novembre, a cui si sono aggiunti altri 25 centimetri caduti fra dicembre e marzo. Tanta pioggia anche, quasi 400 mm di precipitazioni. Una consolazione comunque c'è. L'anno scorso, a un inverno con temperature più fredde della media, era seguita un'estate molto, molto calda. Piccola, ma fra le città più longeve d'Italia. Piave Bovigliano, a metà strada tra le Marche e l'Umbria, conta 900 abitanti. Molti di loro superano i 70 anni di età, ma sostengono l'economia e la cultura del paese. Paolo Russo è andato per noi a scoprirne i segreti. Più che fra le strade di un paese, a Pieve Bovigliana si ha l'impressione di passeggiare tra le pagine di un libro di storia. In questo borgo di 900 anime a metà strada tra Macerata e Foligno, il tempo sembra essersi fermato. I tanti anziani che popolano Pieve Bovigliana non sono solo lì a tenere viva la memoria storica di questo paese, ma ne rappresentano ancora la spina dorsale. Le donne di questo antico borgo realizzano i servizi da tavola, i copriletto, i tendaggi, utilizzando ancora i telai della loro infanzia. Ma il fiore all'occhiello dell'economia di Pieve Bovigliana è un'azienda fondata quasi 2 secoli fa, la premiata distilleria Varnelli, la più antica delle Marche, famosa in tutta Italia per il suo anice dalla ricetta segreta. Una comunità attiva e operosa che non vuole dimenticare la sua storia. Nonostante il terremoto del 97 abbia danneggiato quasi tutti i monumenti e gli edifici simbolo, oggi questo borgo offre ancora ampie testimonianze della sua storia ai turisti e agli studiosi. Presto anche il castello malatestiano di Beldiletto sarà riaperto al pubblico. Il restauro, voluto da Franco Sensi che lo acquistò pochi anni fa, è quasi terminato e le antiche stanze che ospitarono anche il Papa Guerriero Giulio II torneranno ad aprirsi ai visitatori. Si possono già ammirare invece i tesori custoditi nella chiesa medioevale di Santa Maria Assunta e nella cripta di origine romanica.
e siamo nei primi anni del 1000, quindi di stile romanico, ma è tutto materiale riciclato provenienti da fondi romani dei dintorni. Ed è anche questa la particolarità, le colonne diverse una dall'altra, più alte, più basse, rotonde, quadrate, più piccole, più ampie. È veramente molto bella. E a testimoniare una volta di più il forte legame di Pieve Bovigliana con la sua memoria, nella chiesa di Santa Maria Assunta sono ancora gelosamente conservati 13 manoscritti che riportano tutti i battesimi, le cresime, matrimoni e funerali celebrati qui dal 1566 ai giorni nostri. E così come a Pieve Bovigliana Papa Giulio II ha lasciato una traccia, anche Sant'Angelo in Vado vanta, se non i natali, almeno la casata di un altro importante pontefice. Vediamo chi è. Il servizio di Francesco Magnani. Abiti civili e tenuta da cacciatore. È Papa Clemente XIV, il Papa di Sant'Angelo in Vado. Un'immagine inusuale per un Papa. Giovanni Vincenzo Ganganelli, una vita da francescano, ma anche una grande passione per le battute di caccia a cavallo. Fu anche grande letterato e mecenate. Fondò i Musei Vaticani, completati dal suo successore Pio VI. Ancora oggi sono noti con il nome di Musei Pio Clementini. Clemente XIV si trova per la prima volta nella storia del pontificato a dover abolire un ordine importante come quello dei Gesuiti, che a livello economico e politico rappresentava una delle situazioni più importanti dell'Europa dell'epoca. A 300 anni dalla nascita, Sant'Angelo in Vado, la città della sua casata, lo ricorda con una mostra nella Pinacoteca della chiesa di Santa Maria Extramuros. Fino all'ottobre 2006 ospiterà alcuni dei suoi oggetti più familiari. Questa, per esempio, è la sua pantofola. Lo scioglimento dell'ordine dei Gesuiti fu una decisione coraggiosa, che forse solo un temerario cacciatore come Clemente XIV avrebbe saputo prendere. Ma questa decisione gettò un'ombra di mistero sull'epilogo del suo papato. Solo un anno dopo la celebre bolla, nel 1774, Papa Ganganelli morì, forse per avvelenamento. È un forse che si deduce dal fatto che lui girasse nei suoi ultimi anni sempre con degli antidoti all'interno della tunica. E anche per il fatto che il suo corpo, durante praticamente dopo la sua morte, non fu esposto al pubblico. E proprio il particolare di una delle stampe della mostra conferma questa ipotesi. Un pellegrino appunta di suo pugno che la salma del Papa fu esposta incassata, ovvero già dentro la cassa. L'ultimo lascito terreno di Clemente XIV è il suo monumento funebre nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma. Un capolavoro che porta la firma di un grande ammiratore, come lo fu Papa Ganganelli, della bellezza classica, lo scultore Antonio Canova. Le mani di un'anziana artigiana di Urbino custodiscono ancora oggi il segreto della stella magica di Leonardo da Vinci. Simbolo di perfezione e armonia nel Rinascimento, oggi lampade per arredare con un gusto antico. Il servizio di Francesco Bardaro Grella. Creare stelle luminose. È il lavoro di Vittoria Gulini, la sola, a Urbino, a costruire la lampada di Leonardo da Vinci. 19 punte di vetro e ottone assemblate con pazienza. La signora Vittoria, da più di 25 anni, porta avanti nella città ducale la secolare tradizione della lampada a stella. Sembra che sia stato Leonardo da Vinci, nel celebre trattato De Proportionis, a stabilire le ferree regole geometriche perché tutto combaci la perfezione. Un monaco, qualche anno dopo, ebbe l'idea di usare quel modello geometrico per una lampada. Eccola qui, costruita con gli stessi metodi certosini che ora, nel XXI secolo, sopravvivono solo in questa piccola bottega di Urbino. La signora Vittoria cominciò questo mestiere con il marito e, rimasta vedova, continua imperterrita la paziente tradizione. 19 punte composte da 3 triangoli di vetro per un totale di 57 pezzi, incastrati in 171 bacchettine di ottone, saldate insieme con lo stagno. Ed ecco la magia geometrica del pentacolo di Urbino. Alla bottega d'arte, così si chiama il negozio appena oltre Porta Mercatale, si ferma ogni tanto qualche turista attratto dal luccichio del vetro e dell'ottone, e a volte arriva anche qualche commissione da fuori. Insomma, non sono solo gli affari il motivo per cui la tradizione continua ancora per secoli, ma è soprattutto l'amore e la passione della signora Vittoria, che con il vetro, lo stagno e il rame fa nascere ancora la stella di Leonardo.
hanno appena portato nelle Marche il 10° trofeo nazionale del campionato di ginnastica ritmica. Stiamo parlando delle atlete dell'Aurora Fano. Ma dove crescono le giovani campionesse? Leila Benzala ci accompagna nel vivaio della palestra di Urbino. Con questo servizio vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto. Buona serata! Se queste bambine vorranno diventare delle campionesse, ne dovranno fare di sacrifici. Allenamenti tutti i pomeriggi, tanta fatica e soprattutto non arrendersi mai, perché le soddisfazioni, anche quelle più piccole, sono a portata di mano. Quando vengo in pedana, oltre a svagarmi, nel senso lascio perdere la scuola e tutto, sono, non lo so, sono me stessa. Mi piace tantissimo, non smetterei mai. Da 10 anni la squadra Aurora Urbino allena ginnaste dai 3 ai 18 anni. Nelle loro mani un nastro deve trasformarsi in una bacchetta di magie coreografiche e per qualcuna di loro l'armonia del movimento, il senso del ritmo hanno già spianato la strada per il successo. Posso dire di avere tante piccole campionesse. Le 3 ginnaste che hanno brillato di più in questo momento sono Giulia Frongia, Giulia Budrago e la sorella Valeria Budrago, che si sono classificate prime a pari merito, e nella seconda fascia Valentina Fraternali. Per questa atleta di Urbino la prima tappa per diventare famose è trasferirsi a Fano, nella palestra dove si allenano le campionesse dell'Aurora, come Laura Zacchilli, che si è piazzata 13ª alle ultime Olimpiadi di Atene e che pochi giorni fa, insieme alle altre, ha vinto a Fabriano il 10° campionato nazionale. Valeria Budrago e Valentina Fraternali un biglietto di sola andata per Fano ce l'hanno già in tasca. Beate loro, si potranno finalmente allenare in una palestra come si deve, perché a Urbino, per queste campionesse in erba, è già una fortuna avere un posto al coperto. Strutture non ce ne sono, il palazzetto dello sport non può contenere tutte le attività sportive che si svolgono ad Urbino e quindi siamo costretti ad allenarci all'interno di questa struttura. Il problema è che queste strutture sono un po' fredde perché i riscaldamenti sono ancora un po' arretrati, la struttura è vecchia, quindi molto spesso accade che le bambine si ammalano o raffreddandosi prendono degli piccoli strappi muscolari.